Ladies and gentlemen, welcome to the Smiling House. Buongiorno dalla Smiling House. Però oggi sono qua in camera di Sofia perché sta per accadere qualcosa di molto molto bello e molto emozionante. E visto che è un po' di tempo che non facciamo delle challenge, ho pensato, perché non fare una challenge su chi sarà il migliore a mettere il pannolino a Sofia? Fare questa sfida a tutti i maschi di questa casa. Sava parte avvantaggiato perché ne ha già cambiato dei pannolini, mentre invece loro tre no. Quindi vi chiedo di tenere in considerazione questa cosa, anche perché io voglio proprio fargli fare una sfida dove metteranno il pannolino al ciccio bello, gentilmente offerto dalla mia nipotina. Oddio, ciccio bello. Un po' elettrizzato, gentilmente offerto dalla mia nipotina, però non voglio dire loro come si fa, quindi non gli dirò niente e anzi li chiuderò in questa camera, la cameretta, uno alla volta e loro cambieranno appunto il pannolino uno alla volta senza guardare quello che uno ha fatto prima e vedremo chi avrà maggiore intuito, prima cosa. E chi sarà il più bravo? Quindi partiamo. Cosa stiamo qui ad aspettare? Partiamo. Allora, il primo che si sfida è Saba, che come ben sapete è già l'esperto. È qua. Allora, aspetta. Chiudiamo la porta. Ok, ragazzi, siamo. Saba è qui in preparazione. Allora, vediamo come si procede al cambio di un pannolino. Prendo la bimba, giusto? E questo di là non è vero. Ah, boh, chi lo sa? Madonna, poi gli ho spezzato le gambe. È ben diverso, però. Vabbè, però, più o meno. Cioè, lo stavi mettendo al contrario? Comunque sono un po' di anni, però ci siamo. Vediamo. Un po' di anni, però sulla parte. Bravo. Quindi avete visto come Saba... Lo rimetto così. È stato straveloce, abbastanza veloce, dai. Non ha avuto tanti intoppi. Per me sei approvato. Sono 9 anni che non però ripeto, tu sei avvantaggiato. Sì. Quindi adesso chiamiamo gli altri tre perché io sono troppo curiosa. Vai. Eccoci! Allora, chiudi la porta così gli altri non spiano. Cosa c'entra? È che c'entra, appunto, ma non sai come si cambia. Chiudi la porta. Okay. Ok, pronto? Guarda bene. Allora, io ti consiglio di guardare bene, di fare le cose con attenzione. Tu non dare consigli. Guarda bene com'è. Rifletti e pensa come secondo te. Non devo fare. Vai, certo, puoi sentare. Fai così. No, tu non devi commentare dietro. Così? Aspetta, tu fallo, poi me lo fai vedere alla fine. Non... Fai vedere, tira su ciccio bello, fai vedere. C'è il pannolino? Allora, facciamo vedere. Il pannolino c'è. Ah, il pannolino c'è. Però ne incontra... Però si è pensato. Però?
Però vabbè. Però non c'è qualcosa. Però, non è, però tutto sommato non è messo malino. L'unica cosa, un po' d'aria qua. Cioè, sì, se fa la cacca potrebbe... Potrebbe prendere un po'... Però, fai così. Allora, adesso ti svelo come si fa. Si mette al contrario. Lo strappo va davanti. Si chiude qui. Cosa cambia? Non cambia niente. Ma insomma, le cambia. Capito? Comunque va bene, Ale. Vabbè, intanto comunque è inserito, quindi c'è qualcosa. Ma chiama? Chiamo gli altri due. Ok. Ma la tutina non gliela mettete? Nessuno ha pensato di rivestire questo povero bambino. Dai. Vediamo se almeno questa la metti bene. Quanto tempo ci metti a mettere sta tutina? Ho capito. Okay. Dai, è partito da sotto, Ale. Questa è una cosa abbastanza buona. Ti affideremo a quella. C'è peccato che se la prendi le dita. Sì, non gli devi spezzare le dita, bravo. Non gli trovo le dita. Se non è che il dito glielo mandi. Vai, oi, dai, va bene, va bene. Così gli stacchi un braccio. Un po' più delicato, magari. Amore, devi svestirla tutta. Certo. Aspetta, però non deve non vedere. Quindi chiamali, vai a chiamarli tanto. Ok, tutto pronto? Il prossimo concorrente è Thomas. Sei pronto? Allora, qui c'è il pannolino. Qui c'è un bebè, che non so perché gli mettete sempre delle gambe così, ma sta proprio così. Vabbè, qui c'è una tutina, quindi partiamo con il cambio, pannolino. Non suggerire, Ale, vai. Vai, Tommy. Guardalo bene. Guardalo bene. Rifletti prima di fare le cose. Dai, da che parte si mette? Grazie, ho detto guardalo bene. Guardalo, guardalo e rifletti, scusa. Secondo te, prova a avere fare una cosa sensata. Vai. Oddio. Va bene, va bene. Vabbè, vai. Cosa ne so io? È ripartito anche bene, cioè, capito? Così. Infatti mi stavo meravigliando, ho detto il primo uomo sulla terra. Che... E poi? Vai. Vai, vai. Ok. Fa vedere? Io l'ho messo meglio. Thomas, tu sei stato l'unico per ora. Vabbè, a parte Saba che già sta bene. No, Ale, va bene il suo metodo, è perfetto. Si mette così. Perché? Perché lo strappo. L'unica cosa, Thomas, è un po' lento, nel senso che devi stringerlo, devi tirarlo un po' di più. Vediamo Thomas come infila la tutina. Perché ognuno sarà l'ha detto una cosa diversa. A questo punto tu sei bravo a vestire. Thomas cambia pannolino. No, ma così la ammazzo, però. Con delicatezza, ragazzi. Ok, anche la tua sfida è andata. Bravo, comunque. Se vai a chiamare Mattias. Vieni. Sta a te. Ecco l'ultimo concorrente della giornata, Mattias. Mattias. Allora, qui c'è un bebè. Qui c'è un pannolino. Devi cambiare il pannolino. Stai attenta a quello che fai, Fai vedere, allora, rifletti. Vai un po' più in là, che sennò non ti riesco a riprendere. Rifletti. Devi mettere il pannolino. Mettimo il pannolino. Come lo metteresti? Guardalo, non ridere, guardalo. Siamo lo sfondino. Dai, babbo, lascialo mettere a modo suo. Dai. Mi danno il culo nella schiena. Lascialo. No, ma scusami, ma lascialo che lo mette a modo suo, come pensa che sia giusto. Vabbè, hai detto che fare il culo nella schiena. Ancora.
Babbo, vedi? Parti troppo prevenuto. Cosa devo fare? Dai, come pensi che vada bene? È ovvio che per te è difficile fare questa cosa perché non te l'ho spiegata. Quindi, un conto te l'avessi spiegata. No. Come si fa? Vai. Questo è il pannolino. Ah, ok. Cioè, tu pensi che quei due vadano congiunti? Praticamente gli la stritoli. Bravo, fai vedere. Dai, eravamo partiti in una maniera proprio oscena e abbiamo concluso così, fai vedere. Beh, Matti. Bravo. Bravo. Devo dire che secondo me ecco, cioè, è ripartito. Però devi pensare che è una bambina, quindi non è che devi sbatterla, cerca di, no, di muoverla. Ok, con... vai con la tutina. Da dove parti tu? Dalla testa. Oddio. Ma no, amore, no, è il mio nato, quindi forse... No, Matti, no, dai. Si infila. Bravo. Sì, intanto Mattia sta ancora finendo di mettere la tutina, devo dire che ce la sta facendo, e, però niente, io mi sono divertita moltissimo a vederli fare questa cosa e niente, ditemi secondo voi chi... No, ma non è mica finita, tutti... bella. Come non è finita? Adesso è una sfida tra me e te, coi secondi, sì. Vuole la sfida coi secondi? Certo, io no. Cassano è la Facciamo la sfida con i secondi. Sta per partire la sfida. Devo aspettare il cronometro. 3, 2, 1, via. Oh. Stavamo la che si è facendo. Oh. Hai già spezzato una gamba? Ma. Siamo a 15 secondi al 16, ragazzi, c'è 7. Se però dovresti maneggiarla un po' più delicatamente. Beh, stiamo facendo secondi. Scusa. Perché allora dopo lo faccio. Ma... Fine! Togli un secondo. Sì, dai, 35 secondi. Ta-da! Cosa si vince, scusami? Niente. Eh no, chi vince cambia prima Sofia, si ribalta. No, cambi prima Sofia, abbiamo già fatto con la moneta. Va bene, quindi te 35 secondi, ok? Vai. Allora, sei pronto? Sì. Ovviamente pannolino messo bene. Certo. 3, 2, 1, go. No, non sono partita. Aspetta, non riesco a inquadrare. 3, 2, 1, go. Mamma mia, no. Via. Ma ragazzi, messo bene il pannolo. Guarda che ho messo benissimo. Bene. Vediamo, controlliamo. Controllo qualità. Su, mamone, le ascelle. No, è benissimo. Vabbè. Te lo faremo passare. Troppo. Amore, a me dispiace per te, ma ho già cioè, una mamma da battere è un po' una cosa. No, ma poi vogliamo vedere dove arriveremo. Mamma mia, come hai fatto a fare 35 minuti? Amore, esperienza. Da qui si capisce chi faceva di più. Ma è vero. Dov'è l'altro? Mo, tu sarei brava a giocare a padel. Io sono brava a fare questo. A padel adesso. Beh, ognuno ha le proprie qualità. Stoppiamo? Fine? Guarda, un minuto. Dai, fine. Che mi hai schiantato però. Go! Fine, dai, fine. Interrompi. Sì, però... 1:20! Qui c'è la qualità, però. Non c'è ma. Guarda che c'era anche con me la qualità. Bello! Ma io sono stato delicato, te. Insomma, amore! Ma vabbè, no, scusa, è una sfida di velocità. Sono stato delicatissimo, no. Va bene. Ti ho proprio stracciato di brutto. Meno male che non ho scommesso niente.
Ok, quindi Saba ha voluto questa sfida e è stato tristemente battuto. L'ho persa clamorosamente. Allora, niente, voi adesso però dai commentate perché fa troppo ridere questo video e voglio leggere i commenti. Sono curiosa di vedere cosa ne pensate. Chi, secondo voi, soprattutto tra gli uomini, è stato il più bravo a fare questo cambio pannolino? E noi ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao a tutti dallo Smiling House!